Ciao amici, allora parto con il dire che non sono abituata a parlare su questi schermi, ma prenderò l'abitudine, non so neanche bene dove devo guardare. La postazione dietro cambierà, mi ci vuole solamente un po' di tempo. Comunque oggi vi volevo raccontare il mio viaggio a Valencia. E che viaggio, raga, ne sono successe una dopo l'altra. Ora vi spiego, era un viaggio organizzato per fare una sorpresa a Valerio. Quindi era il suo compleanno, non sapeva che venivamo tutti noi amici, ci siamo presentati in 10 all'aeroporto. E fino a qui tutto a posto. Viaggio tutto bene, aereo tutto bene, arriviamo a Valencia. No, raga, non ce la posso fare. Arriviamo a Valencia, abbiamo prenotato un albergo che doveva distare 2 km dal centro, quindi perfetto. Gli distava 12. Quindi niente, chiaramente, visto il problema, abbiamo parlato con quel ragazzo alla reception e abbiamo deciso di cambiare hotel. Ma non è stato ovviamente così semplice, perché tempo che lo trovi, una cosa e un'altra, sono passate un paio di ore. Mi sono dimenticata il dettaglio fondamentale che noi eravamo partiti alle 6 di mattina, l'aereo è partito alle 6 di mattina, quindi io non ho dormito tutta la notte, perché non ce la facevo a dormire un'ora e poi svegliarmi, preferivo non dormire proprio. Ho dormito un'oretta sull'aereo. Intelligentissima. Arriviamo con totalmente raga assonnati, insomma, non è che siamo proprio il top. Cambiamo albergo. Cambiamo questo albergo ed inizia la nostra vacanza. Il primo giorno, stava cadendo tutto qui. Il primo giorno facciamo una passeggiata al centro, quindi per tutto il centro. A un certo punto eravamo stanchi e siamo tornati in albergo un po' a riposare, e la sera siamo andati a mangiare in un posto tipico dove facevano anche uno spettacolo di flamenco. Quindi volevamo vedere questo spettacolo di flamenco, spettacolo bellissimo, ci siamo divertiti tantissimo, ma raga, non potete capire come abbiamo mangiato male. Ci portano questi antipasti, era un tris di antipasti più un secondo a scelta. Il secondo, devo dire, buono. Gli antipasti, raga, erano delle insalate scondite con un po' di prosciutto secco sopra, e quello era uno. Un altro erano patate piene zeppe d'aglio, e un altro era il fegato d'anatra, che in realtà io, che io sappia, è un piatto tipico francese, quindi non so perché ci hanno portato questo fegato d'anatra. Valerio lo assaggia solamente dal coltello, si sente male, si sente male, stava per, come posso dire, vabbè, avete capito, sul tavolo del ristorante, a lui che gliene frega, non ce la posso fare. Il secondo giorno, niente, poi dopo quello siamo andati a dormire. Il secondo giorno decidiamo di andare a pranzo al mare. Passiamo prima a comprare i biglietti per l'acquario e per il museo della scienza, perché così ci saremmo entrati dopo pranzo, e andiamo a mangiare al mare. Raga, volevamo una paella de mare, e l'unico ristorante che la faceva era quello. L'unico, ordiniamo questa paella valenziana. Che vi devo dire la verità, manco mi è piaciuta più di tanto. Arriva sta paella valenziana piena di lumache. Io comunque a Valencia, in generale in Spagna, ci sono stata in precedenza, non mi ricordavo sta paella valenziana piena di lumache. A me sinceramente non piacciono, quindi ho scansato le lumache e mi sono bagnata solo il riso. E niente, quindi pranzo, torniamo, andiamo a fare un giro all'acquario e al museo della scienza, tutto bene. La sera, stufi, stufi perché non abbiamo mangiato bene neanche un giorno, stufi, esausti. Abbiamo mangiato bene solamente a pranzo e a pranzo il giorno successivo e a pranzo il primo giorno, perché abbiamo mangiato il panino con il prosciutto dentro al mercato, quindi siamo fatti tagliare il prosciutto e quindi abbiamo mangiato benissimo. Esausti, andiamo a mangiare all'Hard Rock. Quindi là abbiamo mangiato bene. Poi, raga, vi lascio immaginare mettere d'accordo 10 teste, cioè non è facile. Quindi vabbè, mangiamo e poi decidiamo di andare al casino. Altro, io ho vinto, non so, raga, non so come ho fatto, ma ho vinto. Niente di che, chiaramente. Tornati dal casino, prendiamo il taxi, perché ovviamente noi tutte le volte ci spostavamo col taxi, essendo tanti, non ci conveniva prendere i mezzi pubblici. Prendevamo il taxi e via, ci spostavamo. Prendiamo il taxi anche al ritorno da questo casinò. Raga, questo taxi prende il raccordo, tipo il raccordo anulare di Roma, tipo l'autostrada. Boh, mi sembra strano. Quindi io subito Google Maps, subito, fammi vedere immediatamente dove sto andando, perché non si sa mai qua. Io comunque sono una persona paurosa. Google Maps, alla fine la strada era giusta. Peccato che sto autista, mezzo che si addormentava ogni tanto. Quindi lo vedevi, guidava e sbarellava e faceva così. Ogni tanto toccava fare questo. Torniamo in albergo sani e salvi. Non so,
con quale miracolo, visto che questo sbarella a destra manca così. Il giorno successivo siamo andati a mangiare un panino al mercato, come vi stavo dicendo. Dopodiché l'aereo del pomeriggio partiva per le 3, per le 15. Quindi chiamiamo i taxi, sempre ci spostavamo con due taxi perché in uno non c'entravamo, e anche che era quello grande non c'entravamo ugualmente, quindi chiamavamo due taxi. E io sono andata sul primo taxi e sono arrivata in tempo in aeroporto. E gli altri amici erano sul secondo taxi, che vi dico, a un certo punto comunque c'è salita un po', perché i controlli erano lenti, ci si metteva tantissimo tempo a fare i controlli e loro effettivamente erano in ritardo. Quindi niente, un po' di così, però alla fine siamo tornati tutti a Roma. Questo è stato il nostro viaggio a Valencia di qualche giorno. Più che altro il problema è stato che erano pochi giorni, abbiamo fatto veramente tantissime cose, ci siamo svegliati presto, io ho dormito tipo la prima notte un'ora, la notte dell'aereo, le successive anche ho dormito poco. Non tanto io, perché se mi devo svegliare mi sveglio, ma tipo il mio ragazzo l'ha accusata un pochino di più. Abbiamo camminato tantissimo, insomma, i giorni forse sono stati troppo pochi. Forse un giorno in più me lo sarei fatto. Però ecco, se pensate di fare un viaggio in tanti, perché noi eravamo 10, in realtà dovevamo essere 13 in partenza, alla fine 3 ci hanno abbandonato. Sappiate che è veramente difficile mettersi d'accordo, mettere d'accordo queste 10 teste, non è proprio semplice. Ecco, vi consiglierei di fare un itinerario a casa. Abbiamo sbagliato, non l'abbiamo fatto. Prossimo viaggio lo faremo. Questo è stato il mio viaggio tormentato a Valencia. Spero che il video vi sia piaciuto, che la chiacchierata vi sia piaciuta. Fatemi sapere, vi prego, che video vorreste vedere su questo canale, perché insomma non sono proprio pratica, ecco. Ci vediamo presto. Ciao!